La guida alla Liga 2017-18. La Major Liga del Mondo è finalmente pronta a ripartire. Venerdì 18 agosto è il giorno in cui i riflettori in terra iberica si riaccenderanno sul campionato di Primera Division, con gli occhi ovviamente puntati sul duello dei duelli, il classico che si sviluppa a distanza nel corso delle giornate, fino ai due incontri decisivi del 20 dicembre e del 6 maggio, rush finale dei gironi d'andata e di ritorno, con più di qualcosa in palio. Ovviamente, però, dietro c'è chi ha licenza di sognare, come il solito Atletico, sebbene i rivali cittadini sembrino decisamente più avanti, ai limiti dell'imbattibilità. Il calendario della Liga 2017-18. Real davanti a tutti, dietro la classica bagarre, con i sogni di gloria delle squadre di medio-alta classifica, Siviglia su tutti. Ma si può scendere fino all'Espanyol, a rendere avvincente la lotta per i posti in Europa, senza dimenticare le outsider di turno e soprattutto chi arriva da dietro, come il Valencia, bisognoso di respiro, di punti, di successi per mettersi alle spalle dei mesi neri. Tanta curiosità intorno anche al Celta Vigo, al Malaga, nonché alle neopromosse. Alcune di queste curiosità vogliamo stuzzicarle con questa guida, che, squadra per squadra, analizza le 20 partecipanti alla Liga versione 2017-18. Domande, dubbi, perplessità, certezze, stelle. Con, purtroppo, il mercato e le ultime evoluzioni a creare alcune difficoltà tecniche. Basterà, comunque, per divertirsi, anche leggendo la nostra guida. Sì, riparte da qui. Clic sul link sotto la foto della squadra per aprire l'analisi singola. La guida va a vela alla Liga. Il Real Madrid di Zidane e Ronaldo a caccia della riconferma. Altro anno da outsider per l'Atletico Madrid? Programmazione e solidità economica, ecco il Siviglia di Berizzo. Il Villarreal, tra gioventù, base italiana e veterani. L'occasione della Real Sociedad. Storia, tradizione e obiettivi centrati, l'ossatura basca dell'Athletic Bilbao. Espanyol, vincere è difficile, ripetersi ancor di più. Il Deportivo Alaves è pronto al salto di qualità. Eibar, testa bassa per sognare in grande. Dalle notti magiche del 2012 alla calma piatta, Malaga, vetrina con tanti diamanti grezzi. Il Valencia punta su Marcelino per il riscatto. Da Berizzo a Unzue, la filosofia cambia, così il Celta Vigo si prepara a stupire. Il Las Palmas sfida se stesso. Betis, l'operaio prova a mettersi in camicia. Dopo una stagione fallimentare, il Deportivo La Coruña vuole il riscatto. Il Leganés cerca l'anno della conferma e della svolta. La rinascita del Levante, Valencia torna ad avere il suo derby.
il Girona la prima tra le grandi. Il Getafe di Bordalas fa ritorno tra le grandi di Spagna. Il parere dell'esperto, l'intervista a Riccardo Mancini.